E vabbè ragazzi, stasera va così. Questa live reaction, amici dell'Inter, la faccio per voi, perché è la live reaction che forse girerà per tutta l'estate. Quindi la faccio per voi, perché per noi potrei anche andarmene a dormire adesso. È arrivato il momento della disfatta. Mi piacerebbe solo tornare indietro di 6 giorni e quella partita magari farla finire 2-1. Non 2-0, 2-1. Neanche 2-2, 2-1. Che poi fosse durata 40 giorni quella partita, non avremmo mai fatto gol, però... Anzi, probabilmente ne avremmo presi altri, però... Un Milan in forma, un Milan che da un po' di mesi non vediamo, un 2-1 l'avrebbe strappato. No, Trevisani, no! È la semifinale che sceglierà l'agnello sacrificale per Istanbul. Poi, ragazzi, se vanno in finale la vincono e gli si batteranno le mani. Se andrà in finale noi e si vince noi, cosa che c'è il meno 4% di possibilità che succeda, ci batteranno le mani a noi, chi no. Ricordo un Milan che nel 2004, l'anno che vinse lo scudetto tra l'altro, fu eliminato dal Deportivo La Corugna. Vinse 4-1 a San Siro, perse 3-0 laggiù, una cosa esattamente come a Roma. Quanto era? 5 anni fa ormai. Cazzo, sono già passati 5 anni da quella Roma lì contro Barcellona. Ripeto, la ribaltò quella Roma, non la ribalta il Milan, ecco. È proprio una situazione diversa, una forma diversa, squadre diverse, storie diverse, avversari diversi. Ovviamente all'Inter non ne manca neanche uno, come tutti i derby contro di noi. Vabbè, possiamo dirgli che ne manca Skriniar, ma Skriniar ormai è out da tempi che mio nonno aveva 14 anni. Noi abbiamo perso Bennacer per quasi 6 mesi, chi non lo sapesse ve lo sto dicendo adesso, in live o no, Bennacer starà 6 mesi fuori, ovviamente il culo ci abbraccia sempre. Il Milan dovrebbe fare un gol nei primi 10 minuti, come hanno fatto loro all'andata, e lì potrebbe allora cominciare a vedere di giocarsela, se no ragazzi diventa veramente impossibile. E l'Inter comunque, senza offesa a nessuno, è una squadra abbastanza catenaccia e contropiede, i gol si fanno anche così, quindi non è un punto né positivo né negativo, però anzi è il Milan che deve assolutamente cercare di arginare questo problema, perché l'Inter in Supercoppa ha fatto praticamente 3 gol di contropiede, te ne ha fatto un altro mercoledì sera scorso, e Pioli nonostante questo non trova mezze misure. Inizia come cosa è andata, che poi io quest'anno, a parte a Udine, non ricordo sconfitte dell'Inter piuttosto eclatanti, hanno perso sempre 2-1, 1-0. Mi viene in mente la Juve, mi viene in mente il Monza, il Bologna, l'Empoli, che hanno comunque perso sempre 1-0, 2-1. Quindi ripeto, tolta quella sconfitta di Udine che comunque risale a settembre, qua la situazione è impraticabile. Marco Barella, Tonali, Dzeko, c'è fallo. Ma te l'ha parata Barella, stai zitto, te l'ha parata Maignan. E se non è la punizione, la parata di Maignan, no? Il calcio di punizione, difesa dell'Inter molto alta, il cross non arriva, la palla è per Teo Hernandez che è molto lontano dalla porta. Hernandez, perché tiri? Non è niente male la conclusione del Teo, che prova a replicare il miglior Seedorf. Non ha giocato il derby d'andata, non ha giocato neanche nella sconfitta di La Spezia. Palla verticale per Barella. Barella, oh, ma era solo. Non trova lo specchio della porta, era un avanzato dell'Inter. Era solo. Sposta giù del Messias. Messias dentro. Palo verso Giroud. Palla lì, no, Darmian in angolo. Va bene, 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 va bene. Anche troppo. Darmian era lì, ha fatto quel che doveva fare. E ovviamente Tonali, essendo alto praticamente quanto me, se Darmian lo anticipa non c'è niente di nuovo, ecco. Cerca di scappare via Tonali. Tonali buono. Ancora Tonali in area di rigore. Arriva su dentro. Brahim Diaz, Monana, cosa ha preso? Riesce a bloccare il tiro di Lau. Vabbè, forse avrebbero fischiato fallo. Sandro Tonali. Beh, si avrebbe fischiato fallo, quindi da un lato forse meglio. A parte invertite avrebbero già fatto gol. La cosa giusta, perché sta correndo Dzeko, la bandierina è rimasta giù, uno contro uno con Tomori di Dzeko che arriva in zona tiro. Dzeko, Dumfries, addio. Barella, Maignan! E poi si alza la bandiera. Fuori gioco. Vabbè, fuori gioco di 10 anni. Però quando non fischiano ti fanno cagare in mano, quello sì. Però vedete il fallo che ha fatto Dzeko? Giroud non lo farebbe. Cioè Giroud lo farebbe se gli si para davanti. Se gli si para davanti lo blocca, sì. Ma non andrebbe a rincorrere un Barella o un Brozovic, così non ci andrebbe. Non ce l'ha le gambe, Dzeko se le ha. Il problema è che il Milan doveva giocare così anche una settimana fa. Non doveva giocare così solo stasera. Questo è il problema. Perché è capace che in 11 minuti ne hanno ipotecati 180. Arriva il pallone, arriva anche il tocco interno per... Beh, bravo!
al limite. Vai che Michele Arian tira. Triangolo. Madonna, ragazzi, come siamo. Che cialtroni. Sombrero di Barella che mette al centro. Vabbè, Dzeko lavora il pallone. Michele Arian fuori. Che calcia ancora, non trovando la porta. Ottima la giocata. Cialtroni. Non ho altre parole. Cialtroni. Dietro siete dei cialtroni. È italiano, eh? Calcio d'angolo, no. Preferisco un rigore contro piuttosto che un calcio d'angolo, no. 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 No, vi prego, il calcio d'angolo, no. Ma qualche palle perfette che danno. Che palle che danno. Due passaggi. Arrivano in area, cazzo. Due passaggi. E si pigliano anche il calcio d'angolo. Ma il problema è che non è che lo fa solo l'Inter, l'ha fatto lo Spezia, hanno fatto un casino di squadre contro di noi. I due passaggi famosi. Il ripartire così in velocità. Lancia in avanti con Leao che prova a mettere in difficoltà d'arbitro. Leao buono, è regolare, è buono. Area di rigore. Leao. Ancora. Leao! Morca puttana, ma c'abbiamo una sfiga assurda. Ma non ha trovato lo specchio della porta. C'abbiamo una sfiga assurda. Avete voluto fare coglione all'andata? Questo è quello che vi meritate adesso. Devere il pallone. Calcio di conduzione. Pizzica, forse proprio Dzeko. Mignan non è entrata. Ancora una volta super cattivo a salvare il. Madonna, cosa ha preso? Situazione. Palla in area di rigore, allontanata. C'è Barella. D'esterno per Lautaro. Prova a girarsi. Passa Lautaro. Non calcia, ma sul sinistro. Sinistro. Fuori. Ma non trova la porta. Altra opportunità per l'Inter. Con il toro. Però loro tirano, capito? Tirano. La mandano in curva, ma tirano. Sulla parte finale, forse scivola. Esatto. Quello è il problema. Tirano. Che poi a volte magari ti gira bene, la palla a porta ci va. Vabbè, rotto Mkhitaryan, entra Brozovic e vincono lo stesso. Anzi, cambiano in meglio. Se proprio vogliamo dirla tutta. No, vabbè, ci hanno annullato una. Ecco, una punizione che ci poteva andare. Fino al primo tempo, dai. Come pensavo andasse. Però c'è da spingere di più adesso, Dzeko, ragazzi, quando protegge palla non gliela toglie. Loro fanno alzare il pressing e poi vanno di palla lunga. Noi non lo facciamo. Noi palla lunga e dove va? Va. La palla di ritorno che si scusa. Ragazzi, andavano sfruttate quelle palle nel primo tempo. Tonali? Ti devo tirare le orecchie? Madonna, Giroud fa una cazzata dietro l'altra. Tu non ti devi permettere di dare la palla sui piedi a Giroud. Non ci devi neanche provare. Soprattutto se fuori area. Non ti devi permettere di dare la palla sui piedi a Giroud, perché se la controlla è lento e gliela tolgono, se la passa la manda a fanculo. T'ha giocato bene l'anno scorso, quest'anno c'ha un anno in più. Mi vuoi dire che con 10 milioni non trovavi un degno sostituto? Non trova Lautaro Martinez o un vice o qualcuno che quando giocasse non lo facesse rimpiangere per 10 cazzo di milioni? Me lo togli Messias, è irritante. Adesso forse si prende anche gol. Porta palla attaccato da due uomini, uno è Messias. Ha fatto un recupero Giroud, non ci voglio credere. 40 metri indietro per andargli a portare via il pallone. Ragazzi, non azzecca un cross. L'Inter avrà fatto in 66 minuti due retropassaggi. Due. Comunque, vi rammento che siamo al 69esimo e Pioli ha fatto un cambio solo. Perché ciò aveva i crampi. No, poi venitemi a dire quel che volete anche di quello che si è parlato domenica con lo Spezia, no? Non c'entra niente Pioli. Pioli sempre al 69esimo tolse Teo Hernandez. Centrale Balotule che fu responsabile del gol del 1-0 per lo Spezia. Spazio per Calabria. Opera sostituzioni Pioli, Calabria al cross di prima dentro l'area di Calabria, Leao. Ma la torre per Messias. Poteva anche stopparla e calciare. Cioè, sono queste le nostre azioni, ragazzi, sono queste le nostre azioni, avete capito che sono queste. Perché c'è Acerbi che va da solo indisturbato in Acerbi. Tira il suo sinistro da Tomori e poi palla male. Madonna, che palle, sti passaggi di merda, madonna. Tonali salta, tre uomini, arriva lì per Messias, track, palla fa la tre. Pioli! Prossimo anno in tribuna devi vedere le partite. Prossimo anno Pioli ti voglio in tribuna. Dalla prima alla 38esima. Al costo di arrivare quindicesimo. Gosens, Lukaku al limite, Lukaku da Lautaro, uno contro uno, se la sposta per calcio, Lautaro, ancora Lukaku. Gosens, quasi si disturba. Gol. Lukaku poi calcia Lautaro Martinez sul primo palo. Avete fatto una cazzata dietro l'altra. Primo tiro in porta del secondo tempo, ragazzi.
è una questione di chi gioca le partite a metà, e chi gioca le partite a metà poi i risultati si vedono. È entrato Kalulu, ha già fatto la cazzata. Va bene, al 74esimo la semifinale di Champions League dopo 15 anni finisce qui. Basta.